ragazzi, benvenuti in questo video. Tra i fischi generali della San Paolo, il Napoli non va oltre lo 0-0 interno contro la Genoa di Thiago Motta. Punto d'oro della Grifone alla San Paolo. Napoli 0, Genoa 0. Commentiamo questo terzo anticipo della sabato di Serie A, valido per la 12ª giornata. Il Napoli non va oltre lo 0-0 casalingo, un altro stop per la squadra di Carlo Ancelotti. Invece per quanto riguarda il Genoa, dopo 4 sconfitte consecutive in trasferta, ecco raccolto finalmente un appunto. Secondo risultato utile dopo la vittoria all'esordio per Thiago Motta nella panchina rosso-blu, questo è un punto sicuramente importante per quella che sarà la lotta salvezza a fine stagione. Genoa che si rimane in classifica al quart'ultimo posto, a più uno sulla Sampdoria che sarà impegnata domani contro Atalanta, rimane in questo momento al quart'ultimo posto, però si porta a 9 punti in classifica, quindi a più 2 sulla coppia Brescia e Spal che in questo momento occupano l'ultima posizione. Invece il Napoli rimane fuori dalla zona Europa, rimane al 7° posto in classifica con la concreta chance di perdere ulteriore terreno. Ormai Juve e Inter sembrano veramente imprendibili, rimane comunque, diciamo, alla concreta possibilità di scivolare ulteriormente, diciamo, ad una distanza superiore dalle altre avversarie per quanto riguarda la lotta per il posto in Champions League, quindi la lotta per il terzo e quarto posto valida per la qualificazione alla prossima Champions League. In questo momento Napoli che è al 7° posto, però quello che preoccupa dopo il pareggio interno in Champions League che ha avvicinato la squadra di Ancelotti al passato del turno, quindi all'approdo alle ottavi di finale, quello che preoccupa quest'oggi è sicuramente la prestazione, più ovviamente quello che è successo, che però vorrei lasciare al di fuori di questo video, in caso ne parliamo in un altro video che farò in settimana, per quello che è successo in settimana in questi ultimi giorni alla San Paolo, quello che è successo all'interno, diciamo, dell'ambiente Napoli. Per quanto riguarda quello che è successo questa sera invece nella partita, c'è qualcosa che non va, perché comunque la prestazione secondo me c'è stata, le occasioni il Napoli ce l'ha avute. Koulibaly dopo tantissime critiche questa sera ritorna, diciamo, alle grandissime prestazioni del passato per quel salvataggio sulla linea, sul colpo a botta sicura di Pinamonti salvato sulla linea dal difensore senegalese che dopo tantissimi errori finalmente si riscatta, quindi grande intervento per Koulibaly, però il Napoli comunque non è che ha rischiato così tanto, anzi ha fatto il gioco, è passato in vantaggio al secondo minuto per il gol di Insigne che sarebbe stato anche il suo ritorno al gol in campionato, però annullato per la posizione di fuorigioco di Irving Lozano. All'ultimo è saltato Milik, problema muscolare per l'attaccante polacco, quindi al suo posto giocava Irving Lozano dopo il gol ritrovato in Champions League, coppia con Mertens, anche Mertens molto produttivo lì davanti, però ovviamente non può sempre segnare lui, non può sempre risolvere il folletto belga. Invece qualcosa è mancato secondo me a centrocampo. Napoli che nel secondo tempo, dopo comunque una prima frazione al di sotto delle aspettative, con solamente l'episodio al secondo minuto, il gol del vantaggio, poi un altro per la posizione di fuorigioco dell'esterno messicano, il Napoli che poi è scomparso, il Genoa ha preso sicuramente metri e nel secondo tempo sicuramente si è visto un miglior Grifone rispetto ai primi 45 minuti, meglio sicuramente il Napoli nella finale che ha rischiato di portarla a casa prima con il tiro da fuori di Fabian Ruiz, grandissimo intervento di Radu che non sarà comunque l'unico intervento della serata, grande prestazione per il portiere comunque di scuola Inter che si è veramente contraddistinto per i suoi interventi quella sera a San Paolo dopo la grandissima prestazione all'Allianz Stadium contro la Juventus di Maurizio Sarri, alta grande prestazione per Radu che sicuramente sarà il futuro per quanto riguarda la porta nell'azzurro come post Handanovic, grandissimo portiere, sta confermando la stagione vissuta lo scorso anno sempre con la maglia del Grifone. Il Napoli ci prova e alla fine è anche sfortunato perché il pallone entra ma non del tutto, con il colpo di testa di Elmas che non passa del tutto la rete, quindi la Goal Line Technology penalizza ancora il Napoli. Napoli che però non può assolutamente, diciamo, recriminare questo episodio perché le occasioni ci sono state, c'erano 90 minuti per segnare un gol contro il Grifone, non sono serviti per vincere questa partita. Napoli che rimane, come dicevamo, al 7° posto con 19 punti in classifica, con la concreta possibilità di perdere ulteriore terreno domani dalle altre, diciamo, squadre che stanno lottando insieme agli azzurri per la qualificazione alla prossima Champions League. Quindi un periodo difficile, adesso si vedrà di che passo
basta è fatta la squadra di Carlo Ancelotti. Vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.